Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio della scuola di costruzione con Daniele Danzu. E sì, raga, anche questa settimana abbiamo due episodi per quanto riguarda la scuola di costruzione, perché sono usciti, è uscito un kit, è uscito per l'appunto uno staff pack di costruzione e anche di dinamiche per quanto riguarda lo staff pack. Quindi, raga, li voglio vedere insieme a voi, siccome, come vi ho detto nello scorso episodio, io non registravo da un po' di tempo, quindi mi ero anche perso, non ho giocato a The Sims per vedere questi nuovi pacchetti. Per fortuna, ragazzi, c'è anche con l'aggiornamento è arrivato anche la possibilità, finally, di dividere, che c'è il filtro, diciamo, per finalmente i kit, anche perché non se ne poteva più, sono tantissimi, guardate che bellezza. Che bellezza! Allora, io penso che dovrò togliere subito, proprio senza neanche pensarci, questo muro, perché avremo bisogno di più spazio, avremo bisogno per l'appunto di più spazio possibile. Forse dovrei anche allargarla questa stanza per vedere per bene quel kit. Però non demordiamo, magari l'allargo in fuori. Vediamo anche, vi faccio vedere anche cosa succede quando si fa una casa, si fa una struttura e poi si ha bisogno di più spazio, si vuole allargare magari di qualche quadrettino. Allora, ragazzi, andiamo. Volevo capire prima di tutto se amici miei. Ah, ma c'è anche una nuova mattonella, signori. Anche molto bella, tra la Ugo. Bella, oh, bello. Molto, molto bello. Mi piace. Vabbè, lusso, raga. Questo sì, lo sapevamo. Andiamo qui. E ovviamente, raga, che te lo dico a fare, c'è anche la carta da parati. Molto bella. Molto, molto bella. Va bene, raga. Allora, mostra tutto. Qui ci sono tutti gli oggetti. È un kit, quindi è solo di oggetti. Andiamo, mettiamoci subito il letto. E a questo punto, forse il letto va messo così, signori. Mi sa proprio di sì. Ma se noi... No, raga, devo fare subito una cosa. Dai, su via. Facciamola così vi faccio vedere anche questa cosa su The Sims. Su The Simisi. Girl! Ok, sì, ci può stare. Grande. Vogliamo la camera grande. Andiamo a vedere però cosa è successo a questo punto in questa situazione qui. Allora, girl. Allora. C'è da mettere la lampada. Poveri noi, poveri noi. BB.moveObjects on. Raga, io non voglio neanche fare come dire, un episodio troppo lungo, signori. Quindi non vorrei esagerare con le tempistiche. Però, vabbè, succede questa cosa. Che fai? Non vi faccio vedere come si fa. Si va a ricreare esattamente quello. Per cui, diciamo, quello con, cioè, la cosa con cui avevamo costruito il metodo, vedete, ora abbiamo questo problema del tetto. E quindi cosa si fa, amici miei? Rendiamo questa parte un po' moderna, ovvero facciamo questa roba qui, guardate. Ci metto una... Guardate, ci metto questa robina qui. E questa robina qui e l'andiamo ad alzare un pochino così da creare una situation un po' più moderna, anche se appunto la casa non me lo richiede. Guardate, così il tetto si va a intersecare. E ovviamente però, raga, dobbiamo fare una cosa, ovvero no, questa non si può allungare. Dobbiamo, come dire, creare. Dobbiamo cercare un qualcosa che possa essere simile a quello, tipo così. Più o meno. Così? No, forse bianco allora. Ci vuole? Ci vuole una cosa bianca, raga, sì. Ci vuole una cosa bianca e tra l'altro vi dirò, noi andiamo anche a creare una situazione. Raga, sto facendo tutto ciò che non avrei dovuto fare in questo episodio perché volevo vedere con voi il kit. Però dobbiamo fare anche questa roba. Che ve lo dico a fare. Una cosa bianca dobbiamo mettere lì. Tipo questa. Questa mattonella un po' così. Più o meno.
oppure questa roba un po' così del kit. Why not? Why not? Una cosa del genere va a risolverci un po' il problema. Ovvio, si potrebbe lavorare molto di più, però noi ce lo facciamo andare bene. Ma ragazzi, noi siamo qui per andare a appunto. Capisci perché ho allargato? Lo capisci adesso perché? Raga, siamo qui per fare questa roba. Allora, noi andiamo a mettere la base. Scusate. Andiamo a mettere la base, ma io voglio già vedere le colorazioni di questo letto meraviglioso. C'è un rosa, c'è un blu, il marrone è stupendo, il grigio che te lo dico a fare, nero fa sempre figo, poi c'è anche bianco, anche questa colorazione mi piace. Facciamola così, e quindi ovviamente ci andiamo a mettere tutte le cose. Allora raga, vedete, il letto con i comodini occupa 4 quadretti. Io però faccio sempre una cosa perché può fare un po' di spazio. Faccio o questa cosa qui, quindi avvicino i comodini, oppure se il comodino è lì, avvicino il letto. Così da far, e il comodino, così da far uscire qui lo spazio per qualcosa. E ora capiamo cosa. Ragazzi, c'è la toiletta, mi piace la toiletta, io la metto, raga, top. Cioè, guardate la stupenda toiletta che ci hanno messo tutta in vetro, poi tra l'altro. E qual è la sedia? Questa è una poltrona? No, questa è proprio una poltrona. Questa è una sedia, ragazzi. Vabbè, vabbè, che te lo dico a fare. Che te lo dico a fare. E tra l'altro vedete che la toiletta, io queste cose proprio non le sopporto. Vedete che c'è questo spazio. Con il tasto, tenendo il tasto Alt, lo vado ad avvicinare. Perché a volte per quel problema i sim magari non passano. Invece in questo caso i sim passano. Vediamo anche se, no, dietro al letto non c'è, ma dietro ai comodini, volendo, si può aggiustare questa roba. Potete anche fare con il tasto T, ragazzi, per essere proprio, oddio, oddio, scusate, prima lo devo prendere e poi lo devo muovere, per essere proprio, capito, proprio precisi. Questi quadri, ragazzi, vogliamo parlarne? No, vabbè, sono non stupendi, di più, e ce ne sono di ogni tipo. Cioè, ragazzi, bellissimi. Ah, queste sono con le cornici dorate, qua è con la cornice nera. Mi piace questo, anche questo mi piace effettivamente. Le cornici dorate sono qua. Questo è questo, vai. Allora, guardate, io però ci faccio questo così. E questo lo rimpicciolisco con il tasto apostrofo, ragazzi. E andiamo lì. Cioè, tutta vita, raga. Poi, altra cosa. No, aspetta, mostra tutto, ma mi devi mettere il lusso moderno, ama. Sì. Ci abbiamo una pianta. E vedete che mi è uscito l'angolo perfetto per la pianta? Cioè, capisci? A parte, vabbè, i cuscini. Oddio, ma sono meravigliosi. C'è un tavolino. Ci sono varie robe. Girl. Ora, io sto mettendo tutto, ragazzi, di questo colore, ovviamente. Cioè, top. Mi piace tantissimo questa roba qui. Tantissimo. E abbiamo anche la luce, sia per i soffitti molto alti che per i soffitti un po' più bassi. E io, ragazzi, a questo punto andrei ad utilizzare questa lampada. Io non so, lo sapete, non sono proprio un amante delle lampade, nel senso che magari questa, raramente mi lascio, come dire, metto sempre i dischi e non metto mai i lampadari, però a volte vanno messi, raga, perché sono veramente belli. Allora, questo secondo me, una roba così ci può stare lì. E ti dirò di più, io ci, oddio, questo è più da scrivania. Ma questo è un tappeto? Oh girl, è un tappeto. Mi piace. Mettiamolo qui, tipo scendiletto. Sì, tipo qui. E amo, che colore. Girl. Bellissimo. Ah, ce l'abbiamo un armadio. Ok, c'è una cassettiera qui, signori, che io metterei qui, decisamente. Bella. E c'è un altro quadro, signori, che io andrei quindi, oddio, questo forse lo metterei più centrale. Anche se ci vuole un... Ok, la cassettiera non la metterei più così. Vabbè, ama. Girl. Abbiamo questo che io andrei a me. Ma questo va proprio, cioè si attacca al muro. Ok, si attacca al muro, raga. Ci sta? Ci sta? Lo mettiamo davanti al letto, obviously.
e questa la spostiamo un pochino, e quindi ricordatevi sempre quando spostate le finestre che poi dovete spostare anche il resto. Il resto, ragazzi, abbiamo delle tende finally, abbiamo delle tende belle, posso dire, finalmente abbiamo delle tende con come Cristo comanda, sono molto belle. Sono molto belle, tra l'altro se avete delle grandi finestre potete usare il, come si dice, il bastone così, capito? Mi piace e ti dirò di più, se io metto lo specchio lì, forse la finestra io la cancellerei un attimo, andrei a mettere una finestra come Dio comanda, raga, per questa camera così c'è bisogno di una finestra un po' più chic, tipo una roba del genere, capisci? Mi fai un angolo luce, un angolo luminoso, e beh, lo mettiamo proprio all'angolo, oppure cosa ci può essere? Ah, no, ma queste finestre con l'inferiale, con... non mi piace, volevo... Ama, è qua, cioè, da fuori è così, capisci? Amo, è questa la finestra che serve, che te lo dico a fare. E tra l'altro, se mettiamo un attimo il filtro, tra l'altro ci sta anche molto bene con... andiamo a levare anche questa, obviously, guys, obviously. Bisogna essere sempre, sempre in linea, come dire, con lo stile. Ovvio, ragazzi, che lo stile non va a pile, ovvio. E quindi che ci fai? Non... cioè, metti due fioriere. Qui mi manca qualcosa, avete ragione. Andremo a mettere un dettaglio, signori. Lo capiremo. Raga, comunque posso dire che questo format nuovo, un po' lontano, ovvio, dalle storie a cui vi ho abituato, che ovviamente mi dispiace, non avere tantissime storie. Però, raga, io mi sto divertendo un sacco a fare questo format, posso dire? Forse un po' non è proprio bellissimo nei confronti delle mie storie, non è bellissimo. Però, raga, a me sta piacendo un sacco. Facciamo così, guarda. Ne mettiamo... ah, cazzo. Vabbè, ne mettiamo un altro. Olè, così mi diventa uguale. E lo specchio leggermente va spostato verso la toilette. Adoro, ragazzi, adoro. Ovviamente in una casa di questo genere, lusso moderno, amo, mostra tutto. In una casa di questo genere, raga, non ce lo metti la poltrona? Amo, la devi mettere per forza. È d'obbligo. Cioè, è d'obbligo un angolo di... ah, girl. Però ti posso dire che forse le metterei chiare, come anche questa sedia. A little bit, a little bit. Raga, è inutile dirvi che hanno messo i cuscini. Noi questi cuscini li dovremmo mettere su tutti i divani d'ora in poi. Guardalo, guardalo. Allora, c'è... oh, girl, non l'avevo vista. Non l'avevo neanche capito, raga. No, ma è stupendo. Amo, subito devi andare sopra questa... ah, non ci vai, non ci vai, amo, non ci vai, è inutile. Ti ho compresa e lo so, hai ragione. Tu vai qui, bella, semplice, semplice. Però, raga, top! Toppi... questo ci va, la testa! Vabbè, posso dire che è stupendo! Cioè, stupendo... qui mi sorge il dubbio, raga. Cosa non abbiamo messo? Ah, non abbiamo messo... vabbè, ma questa va messa per forza. Va messa per forza questa roba qui. No, io la voglio assolutamente. Scusa, ma se io la metto qua... facciamo così, guarda. Amica, questa testa di muro la mettiamo qui. Questo lo andiamo a mettere un po' così, un po' così e un po' così. Amo. Questa qua e questa qua. Mi fai l'angolo. L'angolo non ricreativo, ma l'angolo di un po' sentimentale, come dire.
L'angolo di chiacchiera. No, raga, come fai a non mettere questa libreria stupenda? E la metterei dorata così. No, vabbè. Posso dire stupendo questo kit? Madò. Questo è un vero lusso. Questo è un vero lusso, raga. Oggettivo. Allora, questi cuscini mi piacciono. Io lo voglio mettere tipo qua, vicino allo specchio. Questi, raga, stupendi da mettere, come dire. Per esempio, mi viene da pensare. Sui divani, no? Su tutti i divani possibili e immaginabili. Andiamo sui tavolini, ragazzi. Scusate, non mi veniva il termine perché stavo pensando a cosa dovessi fare. C'era un tavolino in vetro una volta che secondo me si potrebbe. A parte che questo secondo me si matcha benissimo. C'era questo tavolino in vetro che secondo me sul dorato, se non questo qui, esattamente con lo specchio. Questo non si può rimpicciolire se non mi fa questo effetto. Ecco, i tavolini un po' così mi stanno un po' sul cazzo. Perché, raga, sono veramente troppo grandi. Andiamo a rimpicciolire questo, dai. Che comunque ci sta molto bene. Dorato, ci sta da Dio. E io lì ci andrei a mettere una bella piantina. Lusso sfrenato c'è solo questo, raga. Mi fate. Questa piantina è tanta roba, però. Avete ragione anche voi, dobbiamo abbassarla, raga. Scusa, spostati un attimo. Secondo me così. No, balzata ancora di uno, amico. Vediamo se ora ci va. Dovrebbe andarci, sì, su per giù. Poi se usate la cosa rossa lì, la shelf rossa, ancora meglio. Luci da. Ok, qui c'è angolo dei libri, tesori nascosti. Allora, abbiamo solo queste, non abbiamo luci da pavimento. Scusa, da muro. Non c'è tipo feste di lusso, qualcosa per metterlo. Tipo questo. Voilà, capisci? Top. Hai fatto anche un gio. Girl! Dobbiamo mettere questa cosa qui. Dobbiamo assolutamente farla perché le tende mi fanno anche dettaglio, signori. Capito? Con questa roba qui tu hai risolto il problema della luce. Guarda qui, che bella. E poi mi fa dettaglio. Andiamo anche a mettere un ultimo quadretto. Prima. Qui ci va qualcosa, decisamente. Ci va anche qualcosa di. Una certa classe, una certa sofistichezza. No, sofisticudine. Ci va un qualcosa di bello, cioè non easy, ma neanche. Girl. Qualcosina di più. In realtà ci sta, se lo rimpiccioliamo, questa è tanta roba. Raga, bellissimo. Anche perché adesso, se noi andiamo. Ora, io il pavimento lascerei questo, però volevo utilizzare a questo punto quello del kit come muro. Raga, se mi vai a mettere. Cioè, già questo mi fa alla parete un gioco di un certo tipo, no? Io, tra l'altro, lo metterei solo qui e qui. Mentre sulla parete dentro andrei a levare questo lusso moderno. Andrei a mettere qualcosa di un po' più sobrio, come dire. Però sempre caldo, signori. Però anche qualcosa di più caldo, capito? Semplice. Semplice ma caldo. Forse qui ci può andare una mini mini parete. Eh? Che dite? Too much? Un pelino too much forse, no? Sempre calda mi devi essere. Un pelinino forse troppo, forse più una cosa del genere, raga. Forse più una cosa del genere, cioè comunque easy. Ecco. In generale, no, stavo scherzando, non sono convinto perché volevo una parete così. Volevo una parete così. Raga, la bellezza, non mi dite, non potete dire il contrario. Troppo, troppo bella. Mi piace questa,
questa cosa. Avete visto perché ho ingrandito? C'era un progetto di mettere il letto in questo modo, quindi quasi di fronte allo specchio, ma di fronte anche all'apertura della finestra. Qui abbiamo messo delle tende comunque coprenti, e poi volevo mettere il coso da toilette, mi viene shelf, la mensola, eccetera eccetera. Ci abbiamo, ragazzi, questo kit veramente bello. Cioè, veramente bello. Ha proprio uno stile iconico. Molto, molto bello. Va bene, ragazzi. Io direi che con questo episodio di Scuola di Costruzione siamo arrivati al termine. Spero vi piaccia. Nel caso, scrivetemelo nei commenti cosa pensate sia del kit, ma anche di come ho arredato io questa camera, utilizzando poi quei piccoli oggettini da altri pacchetti che servivano a dare l'ultimo dettaglio. E nulla, raga. Commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e siete nuovi. Mi raccomando, presentate. Attivate la campanella, mi piace, commenti, eccetera eccetera eccetera. Io nel frattempo vi mando un bacio dal vostro Danzo, è tutto, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.